Bentornati ragazzi con un nuovo video di TechKit, Noobs in TechKit. Bene, oggi se vi ricordate stavo prendendo questa ultima copper e siamo a 3 copper ora, l'altra eravamo andati a riscaldarla. Allora, qui cosa abbiamo? Della bella coal che prendiamo immediatamente. Allora, vediamo un po', prendiamo questa coal. Questa è della tin, come vi annunciavo l'altra volta. Dov'è la tin? Eccola qui. E la tin serve per fare batterie e altri macchinari, ma di questo parleremo ad esempio nel prossimo episodio. Prima devo finire di stare in miniera. Allora, prendiamo un po' di mercanzia qui, prendo anche di questa. Allora, adesso se non sbaglio, allora pietrisco ne dovrei avere abbastanza. Dovrei avere anche della charcoal. Appena torniamo in superficie vi faccio vedere una cosa abbastanza interessante, però prima, no, devo andarmi a craftare un bel picconazzo di ferro prima. Allora, già dal prossimo episodio inizieranno ad esserci dei concetti abbastanza difficili. E quell'Enderman sta morendo e andiamo a prenderci il suo drop. Oddio. Ho sbagliato qui. Facciamo così. Allora, vediamo un po' che possiamo fare. Vado un attimo a illuminare lì. C'è Nicolite qui dei lapislazzuli che ora prendo. Prendete sempre i lapislazzuli perché nel Transmutation Tablet o Table hanno un valore altissimo. Perché infatti, guardate l'EMC adesso un attimo che finisco di prenderli magari e vi faccio vedere quanto EMC hanno. Guardate, un singolo lapislazzolo vale 864 e tutti. Sì, tutti. Tutto. Un cubo di lapislazzuli vale moltissimo, perciò vi consiglio di prenderlo se potete. E qui l'acqua non finisce più. Lì abbiamo un creeperino che dobbiamo tentare di sconfiggere. No, non mi farmi saltare i lapislazzuli. Va bene, lì va bene. Rimasto con pochi cuori, ok. Però prendiamo questi lapislazzuli. Questa sarà comunque, per chi me l'ha chiesto, sarà una survival semplice, prendetela come una survival che, ad esempio come le survival precedenti che ho fatto ad esempio sul mio pacchetto personale, poi vi spiegherò di questa storia. Però è impostata anche per spiegarvi molti concetti fondamentali della TechKit. Torniamo un attimo al campo base che necessito di rifornimenti. Qui non mi ricordo perché ho fatto così, ma ok. Allora, sembra essere notte all'esterno e dobbiamo craftarci un bel piccone di ferro e iniziare a prendere i materiali. Allora, quanto ferro abbiamo? 5 più quello che abbiamo messo a cucinare dovrebbe essere 18. Per cui ci facciamo già da subito un machine block. E adesso vi spiego un paio di cose. Dobbiamo arrivare a fare un generator entro la fine di oggi. Oddio, oddio, oddio. Sapevo io. Questo, perfetto. Allora, sapevo io che andiamo a dormire, andiamo a dormire, andiamo a dormire. Perfetto. E una giornata è passata e noi iniziamo a farci magari la casa perché mi sentirei un po' più protetto. Però, no, non mi piace il fatto di fare la casa. Potrei fare un semplice muretto così. Non così. Allora, un attimo è che prima di fare. Oddio. Ecco, non ho neanche la spada nell'inventario. Perfetto. Perfetto. Questo abbiamo sconfitto questa minaccia. Allora, lì c'è la carne di zombie. Ok, mangeremo quella la prossima volta che devo mangiare qualcosa. Perché carne di porco non ne abbiamo ancora molta. Anzi, forse era a scaldare. Allora, copper. Oro. Sì, ferro e altre di queste. Perfetto. Non siamo messi malissimo. Credevo fossimo messi peggio. Però non è che siamo messi neanche benissimo perché abbiamo appena iniziato, insomma. Allora, 1, 2, 3. No, però voglio farla diversa dal solito la mia casetta. È che mi serve molto legno, quindi allora vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poi 1, 2, 3 e abbiamo finito qua perché mi sa che dovrò prendere dell'altro legno. Però adesso vi stavo spiegando, dobbiamo mettere a cuocere il ferro. Questo, questa l'ho occupata.
Oddio, qua bisogna metterci un po' di queste. Qua bisogna mettere un altro. Avevo della charcoal? Coal, forse qui. No. Tocca andarmi anche a prendere del legno. E adesso vi spiego che cosa andremo a fare con la charcoal che tanto sto cercando. Oltre a... Oddio, oddio. Oltre a usarla come carbone, ha un utilizzo base, secondo me, in questo gioco. Perché mi dà getting wood? Insomma, avevo preso legno nello scorso episodio. Vabbè. Bug del gioco. Ok, oh, maialonzo. Vabbè, c'abbiamo un allevamento di maialonzi vicino, non capito. Adesso vi faccio vedere che cosa faremo con questa nostra charcoal. Uccido questo perché è più vicino a casa nostra, ma non per razzismo verso i maiali. Torniamo verso casetta bella. Beh, siccome ne abbiamo 8, sprecherò proprio uno di coal per farci 8 di charcoal. Allora, adesso vi faccio vedere che cosa facciamo intanto. Allora. Oddio, devo andare a prendere altro legno ancora perché mi serve. Bene. Allora, questo episodio vi insegnerò che cos'è la Covalence Dust e come andare a minare inizialmente. Allora, intanto, l'altra volta avete visto che siamo andati a minare a naso, diciamo, perché insomma, abbiamo minato, sì, ma non ero sicuro di cosa avrei trovato una volta che sarei andato a minare in quella zona. Invece adesso abbiamo una sicurezza in più che ora vi faccio vedere. Se non mi arriva un creeper alle spalle, brutte esperienze dalle survival precedenti. Allora, vediamo un po' che si fa. Ah, sì, novità. Allora, questa cosa devo ancora chiederla agli admin di Minecraft Italia. Però, l'idea era quella di fare, ad esempio, un episodio o due in Minecraft Italia nel canale ufficiale. E, ad esempio, un episodio farlo nel canale mio, in modo da avere una gestione dei video. Allora, guardate, mettete tutto pietrisco così, da... E vi viene questo affarino bellissimo che è la Covalence Dust, che è una polvere, dust polvere. Mettete un bastoncino in mezzo, riempite tutto attorno con la Covalence Dust e tada! Vi viene un diving rod. Allora, se volete cercare, si chiama Covalence Dust ed è questa la primaria. Poi c'è questa. Noi non abbiamo la redstone, ma ce la faremo. E questa invece che è la più difficile, coal e un diamante. E servono per potenziare man mano questo. Questo ha un raggio di 3x3, cioè vuol dire che mi dice per 3 in profondità qual è il valore degli oggetti che sono stati provati. Ad esempio, se io premo questo, vedete, mi dice 1 perché il legno, assieme ad altri materiali di base come la pietra e il pietrisco, vale 1. Anche la terra vale 1, giusto? Anche il legno grezzo vale 1. No, 32. Why? Perché mi dà valori sballati? Non dovrebbe. 4. Boh, si deve essere buggato sul legno. Boh, comunque. Vi dà un valore approssimativo di tutti i materiali che potreste avere sotto quella determinata zona. E fin qui ci siamo perché ho la skin buggata. Vabbè. Ok. Stavo aspettando la tin. Qua non avevamo lasciato niente. Silver. E questo, perfetto. Adesso ci facciamo un piccone di ferro. Di sicuro avevo dei bastoncini. In ogni caso ce li rifacciamo. Sì, faccio così. No, non avevo dei bastoncini. Ok, e abbiamo un piccone di ferro. E qui ci siamo. Vedete che potete fare anche le iron nugget, che sarebbero le pepite. Ok, adesso facciamo così. Allora, dobbiamo mettere a cuocere. No, abbiamo poco ferro. Ce ne servirebbero 8 per la cosa che voglio farvi vedere adesso. Qui avevamo lasciato a cuocere altro. Sì, forse qui della charcoal. Infatti, allora. Adesso cosa dobbiamo fare di preciso? A parte mettere a cuocere questo. Allora dobbiamo farci intanto dei copper cable. Si fanno così, si mettono 3 di copper così e si ottengono gli uninsulated copper cable, che vuol dire che sono i cavi scoperti. Poi, sì. Facciamo così, tan tan. Poi allora 1, 2, 3, 4. Vi fate 4 di queste rod come le ho craftate io con i bastoncini. Ok, poi vi fate allora così.